Serie B, il campionato degli italiani. E la partita all'inizio del campionato a fari spenti, ci sono state solo ombre, poche luci in questa stagione, addirittura più ombre di quelle che abbiamo nel nostro studio dove gli ospiti hanno le rispettive luci. Un campionato che sta avvelenando Pescara calcistica, i veleni dei tifosi contro società, tecnico e giocatori, e la classifica è sempre più a rischio. Domani si gioca in Coppa Italia, ma sabato a Vercelli c'è un altro severo banco di prova. Un Pescara che sta rischiando molto. Buonasera dallo studio di Replay. I nostri ospiti, l'agente FIFA Alessandro Alberti. Buonasera Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito. Ritroviamo con piacere un personaggio del mondo sportivo pescarese, ma abruzzese, anche nazionale, il dirigente sportivo Rudy D'Amico. Buonasera Rudy, ex arbitro, ex assessore allo sport. Hai ricoperto un po' tutti i ruoli nel mondo sportivo e calcistico. Poi hai anche ora un ruolo ben specifico nel mondo calcistico, ne parleremo più avanti. Grazie per essere qui con noi. Al suo fianco ritroviamo il collega Paolo Toro, buonasera Paolo, buonasera. Ben rivisto. Qui alla mia sinistra due colleghi, Paolo De Carlis, direttore di ForzaPescara.com, buonasera Paolo, ben rivisto. E poi Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, come sempre vi ricordiamo i numeri per contattarci, per esprimere i vostri pareri, fare le vostre domande. Potete farlo sia con gli sms 392-623-7060, sia intervenendo telefonicamente in prima persona, prenotandovi allo 085-930020. Non gioca la Serie B questa sera, c'è solo un posticipo di Serie A, peraltro importante, a Marassi è appena iniziata Sampdoria-Napoli. Poi c'è una notizia di quest'oggi che riguarda il campionato di Serie B, perché è arrivata una penalizzazione di 2 punti per il Varese, una penalizzazione di 2 punti con annessa inibizione a 7 mesi per il presidente Nicola Laurenza per delle irregolarità nei pagamenti degli emolumenti ai tesserati, compreso anche il punto di penalizzazione che era arrivato in estate. Sono 3 i punti totali per il Varese di penalizzazione, quindi la classifica vede la squadra del Varese ora al quart'ultimo posto con 15 punti. Per il momento Enrico è tutto. Grazie Andrea, andiamo a salutare anche Valerio De Carlis dalla redazione di ForzaPescara.com. Ovviamente rabbia e delusione tra i tifosi, no Valerio? Esattamente, da venerdì sera dopo il derby si sono scatenati i nostri utenti, le modalità per intervenire nella trasmissione sono sempre le stesse, basta commentare sul nostro portale, poi Enrico tu ci darai la linea per leggere e raccontare un po' gli umori dei nostri tifosi. Grazie anche a Valerio De Carlis. Allora iniziamo a sentire gli umori qui dei nostri amici per analizzare questa crisi del Pescara, diciamo una città avvelenata nel mondo del calcio, perché sono 3 anni che continuano ad arrivare delusioni dopo la retrocessione della Serie A, il campionato dello scorso anno, e questo torneo che poteva riportare un po' di serenità e di entusiasmo invece continua a deludere. Dopo il pareggio con il Lanciano, nuove polemiche, tutti sotto accusa, nuovamente in discussione l'allenatore Baroni, quindi molti urlano basta perché siamo stanchi, sentire sempre i soliti ritornelli, i soliti discorsi. Di questo passo però si rischia molto, no Alessandro? Sì, si rischia molto perché oltre al risultato sul campo, questo è un momento della gestione della nuova dirigenza, insomma, che ha rilevato il Pescara, credo che sia il momento più difficile. È il momento più difficile perché fin tanto che retrocedi dall'A alla Serie B ci può anche stare, visto che Pescara
la Serie A l'ha vista veramente di passaggio. E quest'aria che si sta respirando in questo momento molto molto pesante, credo che sia un elemento che abbia una valenza di rilievo sul rendimento della squadra. Sono tutti sotto osservazione e una cosa che non c'era stata in passato rispetto ad oggi è che in questo momento sono diciamo invisi in particolar modo la società e i dirigenti stessi. C'era stata una contestazione feroce l'anno scorso nei confronti di Dell'Icarri che ha costretto la società a sollevarlo dall'incarico. In questo caso in effetti è proprio la proprietà a essere nell'occhio del ciclone. Io dico che gli errori ci sono stati indiscutibilmente, però in questo momento la situazione è più delicata rispetto agli anni passati, perché questa è una situazione che se non trova un qualche cosa per far risalire un po' la china, ci rischia di impantanare di nuovo nei bassi fondi della classifica e non oso neanche pensare che cosa potrebbe essere una discesa in Lega Pro o la vecchia C1. Io mi auguro in particolar modo che con il rientro anche degli infortunati le cose possano cambiare. Ciò nonostante mi auguro che anche il pubblico riesca a trovare, anche se è difficile dire questo dopo questi anni disastrosi che tu hai giustamente sottolineato, mi auguro che ci possa essere a breve un ricongiungimento, un'unità di intenti, chiamiamola come vogliamo, perché la situazione è molto molto delicata. Detto ecco, questo, Rudy, l'amico ha vissuto anche in passato situazioni simili, poi anche difficili, difficili con altre gestioni, e, sì, le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti, quindi oggi fare calcio è sempre più difficile. Però sono ritornati i veleni, perché tutti contro tutti, ormai il tifoso sembra disamorato da questa squadra. E guarda, io così, quando tutte le componenti, è brutto usare sempre il solito remare dalla stessa parte, a me non piace usare il remare dalla stessa parte, però quando tutti contestano tutto, diciamo che tutti abbiamo delle responsabilità. Si sta arrivando al punto che non c'è più rispetto, il rispetto dei ruoli. No, cioè rispetto ai ruoli all'interno della società o rispetto no, no, in generale, pubblico, tifosi, tutte le componenti. Quindi, ma io penso che insomma parlare già di Lega Pro mi sembra un po' prematuro sotto questo punto di vista. Beh, no, chiariamo il pensiero di Alessandro, non è che sta parlando di Lega. Io non penso che abbia voluto intendere, cioè che vista la classifica, ci mancherebbe altro. No, per l'amor di Dio, anzi anche a scongiurarlo forse da tifoso, perché siamo sempre tifosi. Beh, certo. Per pescare, perlomeno io parlo per la mia persona. Però è chiaro che io penso che sia un problema oggi forse di prima lettura mentale, perché alcuni giocatori ci sono, delle individualità capaci ci sono, bisogna capire perché non rende il Bjarnason come rendeva una volta, come ha reso con un certo tipo di garanzia, bisogna capire quale tipo di tranquillità non viene trasmessa, forse come si diceva prima e come hai introdotto tu e giustamente faceva evidenziare lui, se si riusciva a trasmettere alla squadra questa cosa. Io penso che sia un problema mentale, poi qualche errore tecnico è sotto gli occhi di tutti, non è che lo devo giudicare io, che non avrei neanche i titoli per poterlo fare in un certo qual modo, però diciamo che qualche posizione in campo, qualche giocatore... Qualche dopo entriamo nel dettaglio qualche tecnico. Qualche tentenamento c'è stato, giocatori come Maniero devono... Cioè, si è troppo stati a decidere se poteva giocare in coppia e non in coppia, cioè diciamo... Ma non voglio neanche attribuire con questo la colpa esclusivamente all'allenatore, perché poi bisogna anche vedere le condizioni al momento in cui si trovavano determinati giocatori che noi non conosciamo, quindi bisogna capire questo. Per quanto riguarda il problema che si vuole dire societario, io penso che la società in un certo qual modo è una società che guarda giustamente, oggi fare calcio è difficile, guarda sicuramente al bilancio,
Oggi basta vedere Varese, basta un ritardo di un pagamento, lo slittamento di un contributo, roba di questo genere, e non siamo nei settori dilettanti che arrivano tardi questo tipo di Però sembra di che questo aspetto passi in secondo piano, no, cioè però, il risultato finanziario okay, è chiaro al tifoso, che il tifoso, lo sportivo è chiaro interessa che il tifoso poco, paga il biglietto e dice io voglio vedere lo spettacolo e magari non può essere soddisfatto dal tipo di spettacolo, di impegno di questo genere, però oggi bisogna stare attenti. Attenti, veramente attenti al bilancio sotto questo punto di vista, non ci dimentichiamo che si è tentato di tutto per salvare questo Pescara, quindi io penso che poi all'interno chissà di più, forse dovrà fare anche una colpa. Dopo analizzeremo gli aspetti tecnici e anche gli aspetti societari. Paolo, tu che vivi questa città, quindi avverti un clima di tensione, anche oggi Eusebio Di Francesco prima della partita di domani tra Sassuolo e Pescara ha detto Pescara è nel mio cuore, però e ci sono nuove tensioni in quella città che ovviamente non aiutano, però ci sono anche delle attenuanti se vogliamo da parte sì, della tifoseria però... che dovrebbe limitarsi ovviamente alla critica, poi analizzeremo anche l'episodio certo. di fine partita perché qualcuno ha pensato che fosse giusto che la curva facesse entrare i giocatori in campo, altri sono di parere contrario come in tutte le cose, Paolo. Certo, sì, non dimentichiamo che si è passati dall'anno del trionfo di Zeman a 2 anni e mezzo di delusione, oggi anche un po' di desolazione. È chiaro che chi vive di questo sport comunque mostra molto interesse, attaccamento e ne risente ed ha anche ovviamente il diritto della critica ovviamente nei limiti consentiti. Purtroppo qui è successo che dopo la Serie A per 2 anni consecutivi si è ripartiti sempre da zero, la squadra non ha mai mantenuto un minimo di spina dorsale, tutti i giocatori nuovi e si pensava quest'anno con l'avvento di un allenatore come Baroni di riuscire a costruire qualcosa in una squadra ancora tutta rinnovata. Baroni finora ha avuto 5 mesi di tempo perché sono dall'inizio della preparazione, grosso modo sono 5 mesi, non ci sembra, non so poi che abbia delle idee molto chiare, vabbè il modulo l'ha cambiato, ma anche le formazioni, tutte formazioni diverse, condizionamenti dagli infortuni, però è anche vero che è una rosa molto vasta ed anche tecnicamente di buon livello. Quindi qualcosa di suo Baroni ce l'ha messo sicuramente. Giustamente con la crisi poi che c'è in giro le società produttive vivono come vivono e la società sportiva che è anche un'impresa a tutti gli effetti è chiaro che deve stare attento a certe cose. Le scelte che ha fatto hanno comportato sicuramente degli investimenti e adesso intervenire con dei correttivi comporterebbe il sostenimento di altri costi. Con tanti punti interrogativi poi. Certo. Allora, con Paolo e Francesco ci sentiamo spesso in questo studio. Paolo, vedi sempre un ambiente più esasperato perché i risultati non arrivano, non c'è più questa simbiosi tra il pubblico e la squadra di calcio, si è visto anche nella sfida con il Lanciano, i tifosi che continuano questo sciopero del tifo iniziale, poi anche durante la partita non c'è stato più attaccamento perché gli stessi giocatori non davano segnali incoraggianti, polemiche a non finire, dove si va a finire così? Guarda, io credo che nel calcio come nella vita siano sempre i numeri, no, a dare un elemento affidabile di valutazione. E il Pescara negli ultimi 3 anni credo che abbia fatto registrare una caduta verticale in termini di presenza allo stadio. In altri tempi, faccio un esempio sciocco, l'anno di Zeman un Pescara Lanciano avrebbe fatto non il tutto esaurito, ma avrebbe veramente costretto gli organizzatori a fare la partita all'Olimpico, dico paradossalmente, per quanto c'è voglia di calcio a Pescara. Far togliere la voglia di calcio al pescarese è difficile. Al pescarese togli la voglia di calcio quando lo costringi per amore ad andare allo stadio e gli fai vedere spettacoli in vere conti. Adesso, l'espressione può sembrare forte, però 2 anni di calcio che non sono in linea con il cosiddetto gusto estetico, con la filosofia di gioco del pescarese, sono più che sufficienti per creare quel disamore che è sotto gli occhi di tutti. Che poi si traduce questo disamore attraverso
l'atteggiamento della curva che entra con un quarto d'ora di ritardo, ed io e te qui dentro, gli amici che ci sono, che amiamo il Pescara, non riusciamo a spiegarci. Io non sono un ultra, non so capire perché si entri. Io entrerei il giorno prima a fare il tifo, soprattutto in un determinato momento in cui magari hai la possibilità anche di giocarti, no? Qualcosa di importante per la tua quindi noi non siamo tifosi e non capiamo, però rispettiamo, e torniamo al discorso dei ruoli, però rispettiamo chi ha un ruolo preciso nello stadio, che è quello del tifoso, perché alla fine tutto torna poi. Cioè, però non rispettiamo noi solo il ruolo del tifoso. No, volevo chiudere il concetto. Tutti i ruoli. Volevo concetto. Quando noi vogliamo poi sostituirci ai dirigenti o all'allenatore, noi abbiamo, riusciamo sicuramente bene a raccontare quello che accade in questo meraviglioso gioco che è il calcio, che parte dalla tifoseria e arriva al dirigente, passando dal tecnico e dai giocatori. Ecco, la confusione dei ruoli magari genera tanta altra confusione, però c'è un dato incontrovertibile: il campo. Se tu per due anni dai da mangiare, come dire, scarti, anche insomma il cliente più affezionato prima o poi cambia ristorante. Scarti non è riferito ai giocatori come valore. Allora, no. Cioè, non, io no, precisiamo, ho usato una metafora così veramente da... Lui intendeva lo spettacolo in campo. Sì, io intendo, se tu fai vedere... Certo. Se tu vai in un ristorante che gode di una buona fama e per due anni e mezzo quella fama se la perde, perché assolutamente io ritengo questo organico tra i migliori, ritengo Baroni un buon allenatore in prospettiva, però i fatti, come i numeri... Prospettiva? È giovane, comincia adesso ad allenare, quindi non posso dire che non sia un bravo allenatore. L'ho visto quest'anno, l'ho visto l'anno scorso a Lanciano, non so, anche se poi io apro una piccola parentesi, per me il segreto Lanciano si chiama Luca Leone, cioè perché l'elemento, il denominatore comune di togli gli allenatori, l'unico elemento che resta, e questo è un metodo scientifico, no? ce l'ha insegnato Galileo, cioè se l'elemento la continuità comune, è solo Luca Leone, il successo è Luca Leone. Ma fatta questa premessa, io non ho niente contro Baroni, però io quest'anno ho visto poco calcio, come dire, da appassionato, l'anno scorso ancor meno, e capisco perché la gente non va allo stadio, perché ci si è... poi i toni alti non sono da assolutamente. Francesco, vengo adesso da te, c'è Alessandro, forse voleva chiedere qualcosa. No, voglio chiedere a Paolo. Sì. Hai fatto osservare il fatto che Baroni, tutto sommato, può essere, è per la categoria un neofita, anche se l'anno scorso abbiamo avuto, Paolo, però due allenatori navigati. Come ti spieghi, visto che tu sei un profondo conoscitore della realtà di Pescara, il fatto che, nonostante il Pescara sia stato allenato da degli allenatori con delle carriere diametralmente opposte, i risultati allenatori importanti per la categoria. Allenatori importanti, lui ha evidenziato l'inesperienza per la categoria. Quelli dell'anno scorso non ce l'avevano. Secondo te, perché c'è questo comune denominatore di tutte e due le stagioni ed è il risultato negativo? Ho già risposto in quanto ho detto prima. Pescara è una piazza esigente. Pescara non è una piazza, cioè a Pescara non puoi vincere 1-0 dopo 90 minuti di barriera. A Pescara devi avere un progetto di calcio, devi dare una fisionomia, devi lasciare un'impronta nella squadra che alleni e devi dare soprattutto un'idea di calcio che sia un calcio. A parte che non si vinceva nemmeno lo scorso anno, non è che si vinceva non giocando. Se arrivi a Pescara, pur avendo, guarda, sarò banale, e a Pescara sono stati crocifissi allenatori che avevano sicuramente molto più curriculum di... Ricordo Mazzone. Mazzone. Di Alessandro. Ricordi, no? C'era Castagnarrea. No, quindi voglio dire, cioè, il discorso è questo, cioè, a Pescara non puoi presentarti come una qualsiasi altra... Pescara vuole il calcio in un certo modo e vuole soprattutto uscire, magari perdere anche 4-3 come è successo. Questa però sta diventando un'arma a doppio taglio, perché... Però poi io adesso ho semplificato per brevità, poi magari se Vabbè, ci torniamo... Francesco, invece la tua idea iniziale, ti trovi intanto d'accordo con le valutazioni fatte finora o vuoi aggiungere altro? In parte sì, in parte no, perché io riparto dopo una delusione, quindi non sono d'accordo con alcune delle cose dette, perché è vero che Pescara è la piazza che è, tutto il resto,
vado al nemmeno al problema, vado all'interpretazione. L'anno scorso, dopo, siccome premesso intanto che non sono d'accordo con nessuna tifoseria quando mi entra dopo 15 minuti, con nessuna. Ok, questo è un punto di qualunque fermo. Se è di Pescara, se è di Teramo, di qualunque, ma questo è il mio pensiero. Però questa stessa tifoseria l'anno scorso, ecco perché in parte è vero, in parte non è vero quello che si sta dicendo, l'anno scorso dopo una retrocessione come quella che c'è stata, alla presentazione di Marino, se non sono ubriaco, ma c'erano qualche migliaio di persone, comunque c'era un grande entusiasmo, quindi questa è una piazza che a scatola chiusa, ti ha dato in brevissimo tempo. Esatto, bravo, ti ha dato subito quell'entusiasmo, quindi quella stessa tifoseria che oggi, o parte della tifoseria che oggi in tribuna fischiano e contestano, in curva entrano 15 minuti e poi costringono la squadra a riuscire, quindi si può essere d'accordo o no, ma questa stessa tifoseria l'anno scorso ti ha dato fiducia senza sapere quello che succedeva. Quindi dopo, io pur non essendo d'accordo, se questa tifoseria arriva a un punto che perde la pazienza, e mi sembra che ci sta. Sì, però anche perché non concentrare il discorso solo no, su... No, ma io dico... No, per, siccome, in generale. Siccome, bravo, ma questa, questa è una... È vero che è una piazza che vuole un determinato calcio, questa è una piazza che, come tutte le piazze del mondo, che vuole vedere determinati risultati. Perché io in parte sono d'accordo con quello che dice Paolo, però dopo voglio vedere se perdi 4-3 che hai giocato bene. Una volta, Pescare, due... Sì. Alla terza, questa piazza, io ricordo l'anno si incazza di Catuzzi, come guarda, qualunque altra piazza. Io ricordo l'anno perché di dopo, Catuzzi. Perché, aspetta, perché dopo si vuole vincere. Perché l'entusiasmo, ripeto, questa è una sì, piazza, sì, questa, questa è una tifoseria che l'anno scorso ha scatola. C'è la realtà, non è che qui si sta giocando bene, non vengono i risultati. No, qui è un disastro. I risultati e non si sta giocando qui esatto, bene. Infatti arrivavo a quello per concludere. Poi giustamente quest'anno, peggio dello scorso anno, che l'anno scorso è inutile che ripercorriamo come è stato il campionato allora, con Marino, domanda, alti, bassi, alti, le domande. Quest'anno non la c'è domanda, nulla, quest'anno non c'è nulla, mi dovete ma la scusare, domanda quest'anno è un limite, non c'è nulla. È un limite mentale che causa una deficienza so. Tecnica, perché questo mi è sembrato allora, che voleva evidenziare, ho un limite tecnico di ciò che è messo in campo e di ciò che va in campo. Entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo. No. Posso concludere velocemente? Allora, con tutto il rispetto e la riconoscenza per questa dirigenza, quindi per Sebastiani, Iannascoli, per quelli che ci sono stati all'inizio, che poi sono andati via, non ci ripetiamo sempre le stesse cose, per chi oggi sta comunque facendo calcio e lo ha fatto anche ieri, io con tutto il rispetto non sono d'accordo e l'ho detto tante altre volte, Barone andava tolto prima, va tolto adesso, e aggiungo che con tutte le colpe che ha Baroni, questa forse è una squadra, ripeto, io ce l'ho questo dubbio, ma è da settembre che lo dico, questa forse è una squadra sopravvalutata, e solo con un altro allenatore potremo toccare con mano se le colpe sono tutte di Barone. E concludo dicendo, a mo' di battuta, io vivo nell'incubo dei giocatori che torneranno a disposizione, perché se Barone si ritrova 25-30 giocatori a disposizione, se questo va in tilt completamente. E quindi va allora, tolto. Entriamo nel vivo del problema. Problema tecnico, questa squadra contro il Lanciano nuovamente ha avuto un'involuzione, c'era stato uno spiraglio, anzi più di uno spiraglio. Devo dire una cosa, dal primo e secondo tempo, perché le cose poi si dicono sempre, ci siamo incontrati e tu mi hai detto la cosa e mi ha colpito, e tu mi hai detto come rientriamo il Lanciano fa gol. Sono passati 5 però era facile no, per no, questo dico. Per sì, ma a testimonianza che eravamo tutti molto molto delusi. No, c'era stato l'atteggiamento quell'incontro con il Frosinone, anche la partita di Brescia, che ci avevano forse illuso, perché cambiando modulo si erano visti dei progressi, sì, no, a livello tattico. C'era nell'arco di poche partite. Si è tornati peggio di prima. Allora non è questione di modulo, non è questione di uomini. L'unico problema penso che sia Baroni. Sarà questione di atteggiamento, o il problema è Baroni, Alessandro? Non credo che il problema sia solo l'allenatore, anche perché è questo me ne dovete dare atto. Il Pescara innanzitutto ha due direttori sportivi, sì, va bene, che non vengono mai tirati in ballo, ma sì, non perché debbano essere attaccati. Da quello che mi risulta,
i due direttori sportivi, che credo che se siano stati messi in coppia per lavorare insieme, quantomeno debbano avere un'identità di veduto, quantomeno seguire un filo conduttore. Alessandro, scusami, tu sei figlio d'arte, no, quindi sono figlio d'arte. Enrico Alberti è stato un grandissimo direttore sportivo, sì. Sai che il compito è quello di allestire la squadra. Adesso lo dobbiamo valutare. Stavo finendo. Questi due direttori sportivi avevano scelto Giampaolo. Baroni, una scelta del presidente. Con un altro organico. Probabilmente, non vorrei, però a pensar male ci si becca, ma in senso così, non vorrei che l'allestimento di questa squadra sia il frutto di qualche compromesso interno, nel senso che oggi io voglio prendere Enrico Rocchi, lui vuole prendere Rudy, Rudy vuole prendere, e alla fine si fa una squadra per cercare comunque sia di accontentare, e questo potrebbe essere questo potrebbe essere un punto di partenza, che però l'inizio non è che di questa squadra male. È stata fatta per il Giampaolo o per quell'allenatore, no. Però Enrico, sono stati cambiati anche quest'anno 20 giocatori. Questo è vero, perché sì, all'inizio c'era un altro progetto. Allora, se adesso Baroni è al vertice della struttura tecnica, se le cose non vanno, poverino, mi dispiace umanamente, ma come succede? Però ricordi anche che sono stati mandati a casa alcuni giocatori che Baroni non voleva, però ne voleva problema, altri, quindi è stata modellata la squadra per Baroni. Però Alessandro, e poi se il problema è alla radice, è poi un casino tutta la stagione, perché se già dalla radice non c'è un'identità di vedute, e poi si vive una stagione altalenante, perché questa è una squadra, signori, come quella dell'anno scorso, che non ha equilibrio. L'anno scorso noi si è arrivati alla partita con l'Empoli, che c'erano 20.000 persone, era la vigilia sì, di un punto, era un punto dai playoff, e poi improvvisamente c'è stato un crollo da analisi psichiatrica, e che nessuno è riuscito. Si è preso Cosmi, si è fatto il pareggio di Avellino rimontando il campo pesante, e poi si è sprofondati in depressione. Quest'anno è la stessa cosa, questa squadra non ha equilibrio. Io credo che nella squadra non ci siano giocatori con le palle quadrate, scusatemi il termine, e credo che se non ci sono, di calcio, le palle ci sì, se non ci sono nello spogliatoio dei giocatori con un po' di personalità, diventa molto molto difficile. Quindi, mi sembra di vedere, visto che io gli spogliatoi li frequento, oggi come oggi i giocatori, la maggior parte dei giocatori sono proprio spersonalizzati, d'accordo? Ci sono tanti stranieri, si fa fatica a trovare uno spirito proprio di aggregazione. Però gli stranieri ce ne sono pochi adesso. Sì, anche per aggregare. Sì, l'allenatore ascolta. Essere, io adesso ti faccio un esempio. Io non ti sto dicendo ho detto che Baroni per me va tolto, però forse questa squadra ha dei grandi difetti strutturali di crescita. Allora io ti faccio un esempio in Serie A. Il Genova degli ultimi due anni, degli ultimi tre anni, è stata una società disastrosa. Hanno preso un allenatore al quale tutti riconoscono l'autorità, va bene, del condottiero, e il Genova è terzo in classifica facendo una campagna acquisti con i prestiti. Allora dipende dall'allenatore. Dipende dall'allenatore. Attenzione, ma è stata la società che ha investito Gasperini del potere, perché Preziosi è uno che sta cercando di frequentare. La campagna acquisti non l'ha fatta Barone. Ok? Ma Preziosi fa pure. Allora, Rudy, il tuo pensiero invece è diverso da quello di Alessandro? No, io all'inizio ho lanciato così, poi volevo sondare pure le persone in studio, se era un fatto mentale, ho parlato prima, e quindi tutti convengono, questo fatto mentale che poi parte da un fatto addirittura di che forse anche c'è una lacuna tecnica, perciò c'è una disorganizzazione mentale, quindi non si trova questo il discorso. Ma per non scendere nella filosofia del ragionamento, qui il problema è che effettivamente forse un po' la campagna acquisti doveva essere centrata in maniera un po' piazzeccata. Scusa Paolo, una cosa sola. Volevo dire quello che ha detto lui. L'organico più forte della e tutta la stampa ha sbagliato. Anche gli addetti ai lavori. Sentiamo Rudy. No, io nel senso che per prendere il filo che aveva detto lui, che del direttore generale e del direttore sportivo, cioè potrebbe essere anche questo un discorso, perché io penso che a lume di naso, non so, non ho dati oggettivi, però che io penso che Pavone, paventato con colui che lavora spesso con i giovani, era più orientato a trovare un canale orientato ai giovani, e sinceramente non considero giovane Melchiorre, anche se giovane in un certo qual modo, perché
è un dato inconfutabile, però i giovani non è che stanno dando questo tipo di risultato, ad esempio sotto questo punto di vista. Ora quindi dici Pavone, vedere... puntavo sui giovani, però sono due cose diverse. Per il ragionamento, perché forse mancava un filo conduttore, che poi vabbè, fa sempre capo alla presidenza e a queste cose, che poi alla fine sono sempre i presidenti che decidono. Però ecco, questo potrebbe essere anche un elemento, però e quindi condivido con verità. Lui. No, io sto dando ragione, io sto dicendo che potrebbe essere un motivo di distrazione, che questa distrazione, chiamiamola così, distrazione nell'orientamento al mercato, che può comportare anche questi disegni. E secondo voi può essere un motivo per vedere... quest'anticalcio proposto nelle ultime settimane? Io penso che ci sia qualcosa di più. Ecco, io penso che ci sia può essere qualcosa un motivo di più, questo. Che anche la difficoltà dell'allenatore per fare le scelte, per esempio, io posso parlare da tifoso, non da osservatore, diciamo, ma da tifoso posso dire non ho compreso alcune sostituzioni, che poi è andata bene col tiro della domenica del 93esimo di Melchiorri, anche se è un bel gol e tutto quanto, però ci sono state delle bisogna capire come stavano i giocatori in quel momento. Però ecco, poi in tutto questo marasma, secondo me, poi la figura del tecnico purtroppo nel calcio è anche questa, e quindi Pescara, sono d'accordo con Paolo, è abituato al calcio champagne, diciamolo tra virgolette, sempre abituato, gli piace giocare, giocarsi le partite, infatti lui, vedersi, forse, diceva no, pure gli anni lui di Catucci. Però è chiaro, poi, noi ce lo sì, ricordiamo, Catucci usciva tra gli Pescara applausi, poi alla fine contano i numeri, e ti posso dare ragione anche a lui, alla cioè, fine però col calcio champagne noi abbiamo vinto due campionati, diciamo in certo qual modo. No, abbiamo vinto di più di due campionati. Diciamo che quelli più che ricordiamo. Ma io ricordo più affetto, quello di Caleone, di Cadè, quello, no, aspetta, di Cadè pure. Pescara di Cadè è iniziato, ma non primo... era proprio quel tipo di calcio. Si giocava calcio... in un'altra forma allora in quel periodo, però era già orientato da molto, Catuzzi. Però Paolo, sì. Cioè, non si sta chiedendo questo, si sta chiedendo però, ragazzi, così, no, qualcosa me, di più leggero. Però secondo no? me siamo un po'... Perché non so, no, no, ma io sono anche d'accordo, volevo concludere una cosa. Non ci offre calcio champagne, quindi va assolto. No, no, io ho capito, però... I tifosi sono legittimati, secondo me, a entrare 10 minuti dopo, perché io ritengo anche, scusa che sono un po' contrario su questi discorsi, perché voi immaginate un tifoso, no? Osserviamo di tutto negli stadi di calcio, una protesta fatta per manifestare così ordinata ma e pulita, è un'abitudine consolidata, sì, nel okay, calcio, ok, ordinata e pulita, c'è solo da rispettarla sotto questo punto di vista, non è che... che ci sono azioni che, di delusione estrema che portano a reazioni di questo tipo, non mi sembra di questo, ma quindi io penso che una protesta del genere è legittima. Ora bisogna far vedere che non deve continuare, però ognuno deve mettere il suo, però cioè, va oltre il tutto contro tutti a cui fa riferimento Enrico, noi che insomma viviamo quotidianamente questa realtà, va oltre, perché sappiamo anche che alcuni giocatori stanno sono stati un po' messi nelle condizioni di, anche di andar via. Ciao, arrivederci. Ciao. Ci stanno dando i giocatori. Beh, se so, guarda, ci sono vari motivi. Ci sono vari motivi. Certo, Melchiorre e Maniero, chiunque se ne va, non è un delitto, non è un problema. Francesco, scusa. No, no, ma certo, i giocatori sono messi in condizione, guarda. No, scusa. Io non lo so se sia vero, se tu lo sai, magari sicuramente è così. Non ho finito il concetto. Non è che se ne vogliono andare i giocatori. Sono messi in condizione. Sono messi in condizioni, questo sicuramente. Da un clima. C'è un clima ostile, questo non va bene, perché intanto devi aspettare gennaio per fare certe operazioni. Se tu metti i tuoi beniamini nelle condizioni di non vivere con serenità, di non vivere tranquillamente questa esperienza. Scusate, se non si va oltre le righe, il giornalista no, critica... No. Per televisione sulla no, carta scusa, il tifoso evidentemente critiche forse non ho capito no, ecco, forse non hai, il tutto il tutto contro tutti, ma io ma queste minacce non le so no, se ci no, sono state delle minacce, ma a me non risulta che ci sono state delle minacce, questo, no? Allora, magari il tifoso che dice oh, vedi di giocare bene, se no te ne devi andare, la e nella legittimità del tifoso. Scusate, ma stiamo parlando dell'acqua calda o stiamo parlando allora? Vabbè, la critica, la critica fa parte del gioco, sì. Ci mancherebbe che un giocatore fischi, fa parte del gioco. Calcio. Cioè se si va oltre la... se io ho detto se i tifosi io infatti sto cercando oltre, io non ho detto scusa, sì. Non farmi anche in questo caso c'è un clima da tutto contro tutti, no? Cioè se il conduttore organizza un salotto dopo una deludente prestazione della squadra in un anticipo di campionato e ci sono giocatori che vengono richiamati dalla curva
dopo il triplice fischio. I giocatori restano insieme all'allenatore, alcuni giocatori, lì ci sono le immagini, cioè non è una mia opinione o una vostra opinione. Vabbè, come quando l'hanno chiamato per gli applausi, questa volta l'hanno chiamato per parlare, il tifoso, qui c'è per stato anche la profonda delusione. C'è stato l'intervento del questore, c'è stato l'intervento del questore per... Non semplificare, ecco, bravo, allora... Sono un cretino, non capisco. Cioè, non è che a fine partita sono stati invitati a andare sotto la curva, i giocatori erano già rientrati sotto la doccia, è arrivato il questore per evitare sì problemi. Perché quelli del Pescara non si erano accorti che i tifosi stavano lì e volevano che devo dire, criticare, esternare la delusione. Perché in un questore, Francesco, sì, ma uno può semplificare la cosa dicendo vabbè, non si sono accorti, il questore che entra che poi sia giusto, non sia giusto sì, perché il questore giustamente ha detto quelli da là non se ne vanno, venite a parlare ma è successo qualcosa? È successo qualcosa? No, per fortuna quindi i tifosi hanno esternato e hanno detto ai giocatori datemi una svegliata. La tifoseria pescarese tradizionalmente è una tifoseria molto civile. Appunto, però, quindi mi sembra che... Vabbè. Infatti è un episodio però, che non era mai successo. Bravo, non era mai successo. Però il questore che entra e chiama, invita l'allenatore che stava parlando con i dirigenti in quel momento, perché le cose poi sì, si sanno, no? Gli ha detto, invece di stare qua venite di là perché così no, tifosi, no, vanno e vanno tutti a casa. Normale, non è un episodio normale. Non sto dicendo che è un episodio normale, ma sono gli stessi tifosi che nelle altre partite... E noi stessi punto. Si è arrivato a questo punto che sono incazzati come negli altri. Scusate, al di là dei tifosi... Perché si è arrivato a questo punto? Il Pescara sta là che se perde una partita sta giù sotto a tutti. Rudy e poi Paolo. È un problema... Vogliamo individuare che è un problema di guida tecnica perché i giocatori sono fenomenali? No, che fenomenali? Allora, cioè capiamo subito dove dobbiamo individuare. È un problema che è stata gestita male una campagna acquisti con le persone non individuate? Mi dite le prime cinque squadre che stanno, no, io non che lei... stanno in B e mi dite gli organici di quelle allora, squadre? Io allora vedo io vedo anche Latina che ha fatto un organico ed è ultimo in classifica. Io vedo anche Latina che ha un organico sulla carta forte e sta ultimo in classifica. Io non credo che questa sia una squadra debole, assolutamente. Io penso che ci sono da rivedere alcune posizioni in campo, quindi è un problema più di guida tecnica. E quindi cambia il direttore d'orchestra? Allora, se il direttore d'orchestra va cambiato, va designato, bisogna vedere se il direttore d'orchestra... È anche un fallimento di chi la scelta. Però dobbiamo accettare se questi giocatori sono all'altezza. Ok? Io dubito che ci siano giocatori, io secondo il mio punto di vista da tifoso, non parlo d'altro. Io penso che ci sono dei giocatori che non, alcuni giocatori non sono pronti per la Serie B. Vabbè, su 28 sulla Serie B anche giocatori che hanno militato. Alessandro Alberti, dopo vengo da te Paolo, è testimone proprio di un'esperienza quasi simile, perché nella stagione 90-91 con Mazzone che iniziò il campionato c'erano giocatori esperti, no? Certo. Ricordi vari destro, anzi quasi tutti esperti, no? C'era una rosa che veniva indicata tra le favorite, era Righetti, l'armata giocatori. Guarda, ti racconto non, di non di categoria, ascolta, di più di quell'anno ti racconto un episodio, è un aneddoto. All'epoca c'erano ancora i premi partita. Sì. C'erano ancora i premi partita, adesso senza parlare perché c'erano i valori espressi in lire. In quella squadra i giovanotti della squadra eravamo io e Martorella che prendevamo il minimo sindacale. Quell'anno c'erano i premi partita, la commissione degli anziani che composta più, da Righetti, da Monelli, che avevano tutti mediamente vinto. Rispettivano tra di loro. Questa è una cosa. Avevano vinto i più scarsi, avevano vinto due o tre campionati di Serie B. All'epoca c'erano i premi partita. Ebbene, la commissione degli anziani, dei senatori, ha rinunciato al premio partita a fronte di un premio con un bonus finale ancora più elevato, perché c'era la presa di coscienza, la consapevolezza di essere la squadra più forte. Alla fine i premi partita ci sono stati erogati perché stavamo retrocedendo. No, per chi è più giovane ricordiamo che questa squadra si è salvata all'ultima giornata di campionato con un pareggio miracoloso, no, con una vittoria contro la Triestina, perché sì, il pareggio di Foggia sì. e ha torto a ragione verrebbe la lira ragione, fu torto clamorosamente Mazzone, esatto, Barone Svoleva, ma guarda la Madonna, io Paolo, non capisco più, poi andiamo in pubblicità, io non vi capisco. Costantini, quindi secondo te il mirino su chi va puntato per risolvere la situazione? Qui non è che si sta chiedendo la testa dell'allenatore. No, io non chiedo niente, che me ne frega. Io prendo atto.
È tardi già per capire, perché si doveva capire forse prima. Però non possiamo stare con sto tormentone: due settimane Barone resta, due settimane Barone esonerato. Cioè, o si prende una decisione definitiva, altrimenti diventa un calvario. Se, Enrico, se per ti interrompo, mi sembra che sul versante societario ci siano sempre state delle dichiarazioni a favore comunque dell'allenatore. Ma sì, ma secondo me... Credo che non sia mai stato messo in discussione. Ma evidentemente la società di Paolo c'è di facciata, però è rimasto. Forse perché non gli ha dato i giocatori che voleva. Questa società ha due anime, su. Forse perché non gli sono stati dati anche i giocatori che voleva. Possiamo mettere in conto anche questo. Come ci sono due anime... I giocatori che lui voleva, può darsi che non sono arrivati. Quali? Ma scherziamo, no. Ha fatto una dichiarazione al scusate, però qua Paolo, se parliamo conoscendo le cose. Vabbè, ma Rudy non è che segue il Pescara giorno però, per giorno. Allora, sa tutto non possiamo. Cioè, l'allenatore, l'attuale allenatore, alla fine della campagna acquisti, ha fatto una dichiarazione alla stampa in cui ha detto: questi sono i giocatori che volevo, la squadra è quella che mi aspettavo, adesso tocca a me. Ha detto lui, non l'abbiamo detto noi. Oddio, veramente lui dice che voleva due giocatori, quelli del Cittadella, che poi quando sono venuti qua ci hanno dato una bamba. No, di che squadra era? No, vabbè, quella... Sì, beh, così. Paolo, no, le dichiarazioni sue sono. No, intanto sì, io però magari come dici tu. Scusami, Francesco, perché dobbiamo andare. Già sono passati 40 minuti. Quindi... Può pure essere che sono. Era sembrato di capire che il post partita, intanto probabilmente non ci sarebbe stato se a fine partita i giocatori, invece che rientrare subito negli spogliatoi, chiamati dalla curva. Invece avevano sono... chiesto anche prima, c'era stato un tentativo di parlarsi prima della... Ah, quindi vabbè, comunque... Allora, però adesso non è questo il male del Pescara. Cioè. Il punto è questione mentale, questione tecnica. Probabilmente ci sono delle componenti di tutti e due i tipi. Però voglio dire, nell'uno e nell'altro caso c'è un allenatore che ci sta da 5 mesi, che lavora in staff, che ha dei fiori di direttori sportivi, che dispone di giocatori che... è unanimemente riconosciuto che abbiano un valore tecnico elevato, giovani come piacciono a lui, sui quali ci può lavorare, eccetera. Se i risultati non vengono, voglio dire, questo non dico. Posso però, se i risultati non vengono, il primo di tutte le responsabilità che si possono avere, la componente maggiore sicuramente è quella. 5 secondi mi aggancio a quello che no, aspetta, Francesco. Ed è importante, cioè nella partita con Lanciano abbiamo giocato con Lanciano, che non è una squadra eccezionale, è sicuramente una buona squadra, però ha dato l'idea in campo di essere una squadra più matura, messa una squadra organizzata. Dal gioco sempre, che riusciva a fare 3-4 passaggi. Roberto ha fatto disegno, un bel lavoro lì, eccetera. Quindi voglio dire, ha avuto il torto di non crederci, perché una compattezza che Pescara purtroppo sostituto piccolo, non ha, una compattezza che è questo. Secondo me, l'altro anno si parlava di problemi di spogliatoio, di giocatori. Quest'anno non credo ci siano problemi dentro lo spogliatoio. È proprio un fatto che non si riesce, come devo dire, a cementificare uno spirito di gruppo tale da ottimizzare il rendimento dei giocatori che sono bravi. Sì, ma anche se c'è lo spirito di gruppo, ma tu in campo non lo dimostri, riesci sì, appunto, ad avere un atteggiamento propositivo. Appunto, ho detto sia la questione mentale che anche questa. Lo spirito e poi, di ben poco, e poi la questione tecnica che si riflette col fatto che mi sembra che dall'inizio dell'anno mai la stessa formazione, e certo non solo per infortuni o per squalifiche, cioè, evidentemente anche lui. Anche lui le idee tanto chiare ancora ce l'avrà probabilmente. Facciamo fine che però sono 5 mesi. Io gli organici non li so a memoria delle prime, come chiedeva Paolo, delle prime 5 squadre di Serie B. Ma per accontentare Paolo, tra virgolette accontentare, facciamo finta che l'organico del Pescara è buono. Allora, se l'organico del Pescara è buono e il Pescara sta dove sta, qual è il problema? Oh, ma dovete rispondere in 5 secondi. No, rispondo io, perché se la vittoria ha tanti padri, allo stesso modo la sconfitta. Quindi significa che se quando si vince una vittoria che nasce dal magazziniere fino al tifoso, allo stesso modo questa. Sì, però l'unica pedina che si può spostare ovviamente allora, è quella dell'allenatore. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, però scossa ci vuole. Aggiungi che forse si fa fini in ordine. Io sono convinto che questo non è a questo punto organico a alto anni. Livello, spero di essere smentito dai fatti, spero di essere smentito. No, perché se non è un organico ad alto livello, sono anime. No, non volevo. No, io ti ho interrotto. Capito? Cioè, al di là di tutto, cioè, è inutile
Cioè non possiamo dire cose scontate. È chiaro che nel calcio, anche se ricordo il fantastico Ancelotti di Reggio Emilia che aveva perso... Paolo, cinque... ci sono due anni, ma anche l'esempio nel Milan. Gagliani la pensa in un modo, Berlusconi la pensa in un altro. Per alla esempio, fine sulla, aspetta, sulla... però c'è un progetto tecnico. Però alla fine cioè, c'è tu... la figlia di Berlusconi. No, allora... c'è un progetto tecnico. Non discorso, è detto che due dirigenti però, Enrico, la debbano pensare. Però rimettiamo la palla, riportiamo la questione. A luglio il nuovo direttore sportivo, lo ha detto lui, lo sanno tutti, non aveva scelto Baroni, aveva scelto Marco Giampaolo. Aspettami, fatemi chiudere il concetto, sì, se no non ci capiamo. Sì. Il progetto con Marco Giampaolo e con Pavone era di fare una squadra di B competitiva, senza grandi obiettivi, costruiti intorno ai migliori giovani, dei settori, esatto, giovanili, okay, dell'AIDA. Bene, non arriva. No, questo fallo è fallo sì, finire, perché sei questo un a un certo punto salta. Salta e salto, viene fatta. Scusate, anche perché io ho letto pure alcuni messaggi. Quindi va bene, parlo per cognizione di causa. Salta e diventa l'allenatore del Pescara. Con un progetto tecnico diverso, quindi non più i giovani, solo i giovani, ma anche gente di esperienza e di qualità dentro questo progetto, con un progetto tecnico costruito intorno al 4-3-3, cioè la condizione sine qua non per venire ad allenare a Pescara è un allenatore che ha fatto questo e che pratichi il 4-3-3. È già sbagliato, cioè ma è già di partenza. Tutto giusto, Galetti, ma ciò non giustifica che al primo dicembre stiamo come stiamo. Ma qual è il discorso? Cacciare allora, Baroni, l'abbiamo detto da due allora, mesi. Allora, aspetto cioè, gennaio, bene, ci teniamo Baroni, cioè, aspetto gennaio, a gennaio prendo 7 giocatori bravi. Però, scusa Francesco, voglio chiudere. Prego. Siccome tu mi dici, no, siccome la vittoria ha tanti padri allora, e la sconfitta è orfana, ecco, sono tornato al discorso, io penso di essere sempre abbastanza logico. In questo caso, la sconfitta di Baroni, che ci sta... perché gioca male, non è solo una sconfitta, cioè le e sono... chi se ne frega di chi sono i padri e chi sono le mamme o le donne poco serie, non me ne frega, io no, devo risolvere se mi chiamate, il problema, se mi chiamate a fare analisi della situazione, bene, se devo stare qua a dire se me ne frega o non me ne frega, sì, è un'altra cosa, io sto facendo un'analisi, provo a fare la tua analisi è giustissima, poi dentro, ma io non mi interessa sapere che succede, però poi chiudo, chiudo il discorso dicendo che alla luce di questo è anche frutto di due anime che non sono molto contemperate all'interno della società, scusa, e che si estrinsecano in posizioni molto spesso diametralmente opposte e che vedono non solo i dirigenti, ma anche da una parte un direttore sportivo, da una parte dell'altra, che perseguono probabilmente, quello che diceva Alessandro, mi trova d'accordo, che perseguono probabilmente obiettivi e strategie diverse. Forse questo... questa situazione piuttosto difficile, questo che vive, che si vive fuori, può nascere anche, cioè fermo restando che Baroni ha le sue responsabilità, cioè che vogliamo parlare dell'acqua calda un'altra volta, cioè Baroni ha le sue responsabilità, ma quando tu dopo tre anni vai incontro a fallimenti tecnici, cioè una volta è Barone, una volta è Marino, una volta è Stroppa, cioè c'è qualcosa che nel progetto, sì, io parlo di progetto, la società ha sbagliato, ma certo che la società ha sbagliato, però allora, tu devi fare una vabbò, ma allora, no, allora che parliamo, allora non parliamo più, allora noi stiamo analizzando, stiamo facendo un'analisi la cosa che perché tu adesso sei partito come la cosa che lui vuole far intendere e che possibilmente cominciamo a fare nome e cognome, se no non lo seguo. No, queste due anime, no, se mi vuole dire che i nomi di queste due anime, ti sta facendo parla di Consoli e Sebastiani, no? Ma pur di Repetto e Pavone, allora, ci sono questi errori. Oggi posso cambiare la società? No, no, lui sta si può cambiare il direttore sportivo, il direttore generale, sì, la società li cambierà, non li cambierà. Io devo mettere mano a questa situazione. Sì, sarà che se tu invece di urlare ascoltassi quello che dice lui. Io l'ho ascoltato lui bene. Sta cercando di farti capire, sì, di far capire a chi ci sta ascoltando che Baroni ha le sue responsabilità, sì, ma anche i correttivi sì, che dovranno essere sul dopo Baroni devono avere un filo conduttore comune. Sono d'accordo, io mica sto dicendo che lui ha detto che lui ha parlato benissimo, perché... ma torno a ripetere, scusami, mo te lo dico sussurrando. Benissimo,
È tutto vero. Certo che se Basciani la pensa in un modo e Iannascoli in un altro, però è la società. Posso cambiare oggi, se, nello spazio di una settimana, se Basciani e Iannascoli? No. Posso cambiare Pavone e Repetto? Forse, ma se la società non li cambia. Dall'altra parte ci sta il giocatore e l'allenatore. Potrebbero, se riteniamo questa squadra competitiva, ecco, perché se riteniamo la squadra competitiva, cioè, poi l'allenatore si deve a prescindere come dice lui, per Repetto, quello che ho visto, dico, comincia a avere volevano sì. Se è una squadra competitiva, questa classifica è figlia solo delle, diciamo, delle scelte, del lavoro di parte. Esatto. Ma ci sta Alessandro che, non lo so, che questo, ci insegna certe questo cose. È il dubbio. La squadra si costruisce nessuno. Io reparto difensivo, no, ci sono i tre settori. No, ma quello che dici tu, ditemi i nomi. Sì. Delle altre squadre, cioè, tu hai un fronte offensivo adesso fatto a prescindere se l'ha scelto Pavone, Capra, se l'ha scelto Politano, cioè ditemi quali sono, dai, ditemi le altre, sta venendo incontro a quello, cioè, che dico, appunto. No, parliamo dietro, è centrocampo, ci possiamo fermare 4 minuti, poi ripartire Andrea Costantini e Valerio De Carlo, no, tra se poco. Come dici tu, Barone, allora noi che va via lo dobbiamo accompagnare. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Torniamo in diretta alle ore 21.55, quasi già un'ora di trasmissione, dobbiamo accelerare perché abbiamo telefonate, messaggi, collegamenti con la redazione di Forza Pescara. Tra poco sentiremo anche Marco Baroni perché la squadra è partita per l'Emilia, domani c'è la gara di Coppa Italia alle ore 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la squadra resterà in Emilia per tutta la settimana anche perché poi si giocherà sabato a Vercelli. Sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto TV6? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto. Sono Fabrizio. Buonasera Fabrizio, dove chiama? Da Villarasca di Spoltore. Prego. Abbasso un po' la voce perché sennò non mi sento. Sì, grazie. Allora Fabrizio. Allora, io vorrei fare una piccola analisi, se è possibile. Sì. Perché credo di non capire più niente di calcio. Perché seguendo questa trasmissione, vedendo queste quattro persone, cinque, sei, quelle che sono, esprimersi in questi modi, sinceramente fa schifo al calcio e fa schifo alle persone. Punto okay. Primo, io credo che questo signor Fabrizio, signor Fabrizio ci ascolta? Sì. Lei può esprimere qualsiasi pensiero, però usiamo dei termini più moderati e poi può andare avanti. Va d'accordo? Bene, chiedo scusa, ma che è l'esasperazione che ti porta a questo. Lo so, però l'esasperazione va controllata. Come me, che stavano a parlare con i giocatori. Punto primo, io credo che un tifoso deve stare vicino alla squadra, non esprimersi solamente con critiche, Sebastiani, Giannascoli, giocatori. Qual è il giocatore che potrebbe andare in campo con una mente serena dopo una settimana di critiche e di bestialità che dite? Io questo mi chiedo. Adesso le ripeto, però il concetto. Signor Fabrizio, signor Fabrizio, mi ascolta? Signor Fabrizio, mi ascolta? Sì. Siccome c'è un rispetto reciproco, così come l'ho invitata a moderare i termini, lei continua perché io devo portare rispetto agli ospiti e a voi che ci seguite da casa. Quindi sì, i toni devono essere moderati. Ma questi sono gli stessi ospiti che parlano male della società, poi chiedono gli accrediti, tanto che devo passare tutte le settimane e sto io al cancello, quindi niente chi sono. Quindi quando uno vuole bene alla squadra, alla società, cerca di costruire, di stargli vicino. Domani andiamo a Sassuolo, andiamo a un sogno, forse andiamo a giocare la Coppa Italia, forse ce ne fanno 7, forse ce ne fanno 10, però domani noi ci stiamo lì. Quindi qualche cosa diciamo veritare. Baroni, lo condanniamo tutti, spariamo, tanto che ci fa? Condanniamo Baroni, diamo Marino, non è il problema, tanto ci stanno tutti questi tecnici, tutti questi scienziati che capiscono il padrone, qual è il problema? Il problema è uno solo. Se si vuole bene alla squadra, gli si sta vicino, si cerca di trovare il difetto, si cerca di capire dove sta il problema. Non aggravarlo con questa situazione, tutti scendiamo, il cadè, ma adesso, guarda il grande Zeman. Va bene. Signori, va bene. Rendiamoci conto di una cosa sola, che se vogliamo bene a una squadra ci si mette il cuore,
io stavo quelli che a fine partita hanno dimostrato e hanno chiesto di parlare con i giocatori, ma non perché gli volevano sparare, perché gli volevano dare fiducia. Voi la state distruggendo. Sentire queste traduzioni sportive, e ti chiedo scusa Enrico, perché avete il rispetto e tu mi conosci benissimo, sai chi sono. Va bene? Insomma, le dà fastidio questo tono acceso nelle trasmissioni, mi sembra di capire. No, non mi dà fastidio questo tono acceso, mi dà fastidio il disfattismo. Perché siete tutti professionisti, qui arrivano i professionisti. No, c'è. Siamo vicini alla squadra, vogliamo bene alla squadra. Questa ci abbiamo, questa dobbiamo coltivare. Quando vediamo un giocatore che indossa la maglia, siamo lì vicini, non l'ammazziamo. Ma qui si sta analizzando la situazione. Si sta analizzando la situazione poi con toni più accesi, con critica, anche perché d'altronde la situazione non è piacevole, quindi c'è libertà di pensiero. Grazie, comunque grazie per l'intervento, Fabrizio. Grazie, andiamo a sentire un'altra telefonata. Pronto TV6? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Con Michele. Prego, signor Michele. Pronto? Ascoltiamo, Michele. Sono Michele di Pescara. Sì. Senta, guardi, io userò dei toni sicuramente un po' più civili rispetto al telespettatore di prima. Prego. Allora, niente, ho sentito parlare prima di protesta, a proposito di termini civili, di protesta civile della Curva Nord. Ma Michele, io quelle in diretta, bombe, quindi può andare avanti. Tempo buttate lì sulla curva. Quelle, chi le hanno buttate? Vuol sapere chi ha buttato quei petardi? Cioè, i tifosi civili oppure chi altri? Perché non si stigmatizzano queste cose? Mi viene il dubbio, abbiate pazienza, che forse abbiamo paura di questi individui, se li critichiamo, se li censuriamo, perché effettivamente sì, capisco che noi abbiamo una famiglia, abbiamo una casa, una macchina, dobbiamo tutelare la nostra incolumità. Ma mica siamo in guerra, signor Fabrizio, signor Michele. Quanti soldi di multa ha preso di multa il Pescara? Ma infatti sono da condannare questi gesti. Ma ne prenderà oggi, diciamo così, dopo questa partita? E poi diciamo protesta civile, un questore, dico, il questore, avete detto che è andato a chiamare i giocatori? Il questore, certo, forse per la tranquillità, per evitare incidenti, che si scomoda per andare a chiamare i giocatori per farle parlare con cosa della Curva Nord. Mi sembra ridicolo, ma non ha nient'altro da fare di importante questo questore. Chiedo scusa. Buonasera. Allora, signor Michele, può restare in linea perché sì, intanto sì. È una riflessione giusta. Andiamo con ordine, altrimenti facciamo... Sono da condannare ovviamente i gesti tipo il lancio di petardi, non solo per le multe che arrivano alla società, ma anche perché si rovina una pista di atletica e tutto il resto. Quindi questi sono da condannare. Sì, il tifoso dice, certo, non sono gesti di civiltà. E ci siamo. Sul ruolo del questore, l'abbiamo aperta noi prima la parentesi, per motivi di ordine pubblico il questore si è sentita di andare negli spogliatoi per cercare di evitare ulteriori problemi. Non diciamo che tutto questo rientri nella normalità, però in determinate circostanze si cerca di allentare un po' la tensione. È chiaro che abbiamo stigmatizzato il lancio dei petardi, però non mi sembra che la tifoseria pescarese sia una tifoseria violenta, non lo è. Sentiamo Michele, no, lasciamo concludere il pensiero di Michele, perché qui non è questione poi di paura, la paura sia per altre cose. Per ordine pubblico va a parlare con i tifosi, vuol dire che forse temeva che questi tifosi non fossero tanto civili e temeva che succedessero degli incidenti. Diverso il concetto. No, qui c'è un ex assessore allo sport ha tenuto anche rapporti. Secondo me si è mosso giustamente per prevenire. Vorrei far capire. Continuiamo così. Michele, attenzione. Qui non stiamo giustificando nulla. Attenzione. Non stiamo giustificando. Hai ragione. Cioè, volevo dare ragione. Però siccome ha detto il questore non ha altro da fare, avete definito civile quella protesta, ma noi stavamo facciamo chiarezza in Michele. Generale stavamo parlando della protesta dell'ingresso ritardato dei giocatori, che poi si è inoltrato col discorso del questore. Sì. Il questore ha fatto benissimo. Cioè, lui non è che deve solo intervenire quando c'è il problema, deve cercare di prevenire.
ciò che si può verificare. Cioè, al di là del lancio dei petardi, voglio dire, non mi risulta che la tifoseria pescarese abbia mai, si sia mai distinta per violenza, per atteggiamenti. Michele dice, se si parla di protesta civile, non si arriva a chiamare il questore. Ma il questore, scusate, ma questore, però non ribadiamo, è il questore che per evitare che la cosa potesse in qualche modo assumere, è stato preventivo l'atteggiamento, non è che il questore è stato lì perché temeva, per evitare, siccome era una partita particolare, calda, e pareggiata al 94, c'erano gli animi un po' surriscaldati, cioè c'erano elementi che per chi si occupa di poteva innescare qualcosa, eh sì, per evitare una parola di un, una parola di un troppo. Certo, Michele, sul fatto che no, per il resto, la curva deve avere un atteggiamento civile, siamo tutti d'accordo, e quando si lanciano i petardi in campo, certo, si supera il limite di civiltà, questo è poco ma sicuro. Michele, ancora in linea? Sì, sono qui. Non so se vuole aggiungere altro, non è che la dobbiamo... Guardi, ripeto, io continuo a vedere ogni mercoledì le sanzioni alle società, vedo migliaia di euro che becca sempre in Pescara. Diciamo su così, quella ragione mi dispiace perché vuol dire che se prendiamo la multa vuol dire che non ci comportiamo perché poi bene. Paga la società. Quindi io penso che una sanzione magari su queste multe dovrebbero ricadere sui tifosi stessi che procurano queste multe. C'è anche il rischio di sospensione della gara, se un attimino si dà una calmata, perché se non si usano dei mezzi un po' drastici andremo avanti così per l'eternità. Ripeto, c'è anche il rischio della sospensione della gara. Mi perquisiscono tutte le volte e portano due bruscoli in tasca. Alle curve nord portano tutta quella roba, ma chi li controlla questi? Questo avviene però dovunque, non è un problema solo di Pescara. Sì, ma non, io grazie non vorrei... Michele, comunque, grazie. Comunque non demonizziamo su niente, perché i tifosi, guardi, questa volta devo dire tante cose, ma però si stanno quello forse... Ho detto, ma che cosa, cioè, hanno fatto una se protesta, vogliamo anche una protesta civile, diciamo, che è rientrata in una protesta civile di cui il questore, per prevenire eventuali torniamo a parlare di calcio. Se vogliamo continuare a parlare di questo è sbagliato. Torniamo a parlare. Cioè, i tifosi sono da ammirare. Allora, possiamo vedere i messaggi che sono arrivati in intanto relazione. Enrico, sempre 0-0 il posticipo di Serie A al terzo della ripresa. Andiamo con i messaggi. Basta, via Baroni, non è un allenatore da Pescara. A voi a piccia su Fog, Barò, buonanotte. Allenatore da cambiare prima che sia troppo tardi. Questa era riferita alla frase di Baroni che diceva qualche settimana fa, piccemme su Fog, no? Sì, in effetti è così. Allora, state discutendo sulla tifoseria, ma state scherzando. Facciamo sacrifici enormi per essere sempre presenti e pretendiamo impegno, grinta e maglie sudate. Quale bel calcio? In Italia è finito il bel calcio. Ha ragione il tifoso. Avanti. Bel calcio si vede da poche parti. Signor Rocchi, l'ho ascoltata su Radio California. Quando ha segnato il Lanciano, lei ha accusato una specie di mancamento. Al gol del Pescara ha urlato in modo smodato. Radiocronista super partes? È la domanda di Ugo. Non so, Enrico, se vuoi rispondere ora. È semplice, sì. È la radio ufficiale del Pescara e quindi mancamento no, perché siamo ancora lucidi, vivi, però è la radiocronaca ufficiale del Pescara, ci mancherebbe che fosse il contrario. Saluti, Ugo. Ok. Poi, con un presidente come Zamparini o Cellino, che di calcio ne capisco, ci capiscono, Baroni sarebbe andato a casa dopo le due vittorie di Entella e Crotone, dove gol, a parte per protezze personali, c'è stato il nulla. Addirittura Crotone nei primi 25 minuti si è giocato nella nostra metà campo e Martella sembrava Maicon con il povero Politano a difendere, dice Fabrizio. Avanti. Il problema è l'organico scarso, la squadra è al massimo da centro classifica, le false illusioni hanno peggiorato le cose. De Carolis, mi dispiace ma non sei un grande intenditore di calcio, non fai il bene del Pescara ma le solite polemiche da provinciale. Vabbè, qui diamo subito... Ha ragione. Paolo. Vabbè. Ha ragione. Ok. Se ci limitiamo ai toni più civili sarebbe meglio. Le critiche le possiamo accettare. Vediamo ancora. E su tutto. Allora, mi rode dirlo ma il Lancione è più forte, la classifica è veritiera, sono 2 anni che è così e non ce lo meritiamo. E se Vecchiori se ne va al Sassuolo, torniamo anche in C. Avanti. Dopo vediamo anche cosa dicono gli ospiti su queste voci di Melchiorri. Ho avuto una conferma definitiva con Lanciano, quest'anno purtroppo si soffre, ma tanto, tanto, tanto. Ancora. Ma che sostituzione ha fatto Baroni dopo che abbiamo preso gol? Mi è sembrato in confusione, appena appena. Ci possiamo fermare qui? Ok. Andiamo invece da Valerio De Carolis, dalla redazione di forzapescara.com.
Sì Enrico, i nostri tifosi invece da una domanda dei nostri utenti si sono scatenati per decidere chi dovrà sostituire Baroni, perché devo dire anche questa volta sono molto divisi, c'è chi dà la colpa alla società, chi invece accusa Baroni, si fanno anche molti nomi, Delio Rossi, anche il ritorno di Cosmi, di Davide Nicola, che molti vogliono Davide immediatamente. Nicola è andato al Bari, quindi. Esattamente, infatti è quello che dicevano, lo stavano sottolineando, stavamo proprio convincendo. E poi Enrico, c'è il sito forzapescara.com è sempre stato intelligente, non me ne voglia Francesco, sto scorrendo veloce la pagina, ma vado veloce perché i nostri utenti trovano sempre soprannomi molto particolari. Uno a caso è Marco Sansovini, il sindaco, è proprio nato dal nostro portale, non ce ne voglia Appelt, ma c'è un soprannome bellissimo sul suo, si chiama Appelt Pires, lo hanno definito Aspet Le Perez, quindi sono sempre molto, molto simpatici e molto goliardici. Allora facciamo una cosa, andiamo in poi nell'ultima parte sentiremo anche Marco Baroni e torniamo a analizzare anche a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines vi augurano un buon viaggio. Ore 22:16, rientriamo in diretta per l'ultima parte. Allora, oggi conferenza stampa di Marco Baroni, che ovviamente è partito insieme alla squadra e ha parlato anche della partita di Vercelli, ma abbiamo così preso soltanto sul momento difficile della sua squadra. Andiamo a sentirlo. L'ho detto più di una volta, cioè il tifoso siamo noi che dobbiamo spingerlo dalla nostra parte, no? Il confronto è stato un confronto leale, nel senso che ci hanno chiesto alcune cose, ve l'ho già detto cosa ci hanno chiesto, però c'è anche, io posso dire questo, che c'è un gruppo di ragazzi che si sta fortificando, si sta unendo sempre di più. È chiaro che poi alla fine si vogliono i risultati. In questo momento noi, se io vado a fare l'analisi delle ultime 10 gare, qualcosa abbiamo fatto, e purtroppo le prime 6 partite noi paghiamo 3 punti solamente, e quindi in questo momento siamo molto penalizzati da quelle prime 6 partite, se si guarda i numeri, sto parlando di numeri, e quindi in questo momento noi ci portiamo dietro delle scorie di risultati che nelle prime 6 gare non sono venute, ci portiamo dietro tante situazioni, e non sto qui a ricordarle, perché mi sanno di alibi e noi alibi non le cerchiamo, quindi vogliamo solamente cimentarci ancora di più nel lavoro, nella crescita anche di mentalità e di spirito. Io ho sempre gli stessi stimoli, che sono sempre altissimi, e cercare di dare il meglio di me e di trasferirlo alla squadra. Non ho paura di niente, ma non perché non ho paura di niente in maniera presuntuosa, non ho paura perché la mia forza è l'impegno, il lavoro, ci metto sempre la faccia con lealtà, con rispetto, accettando le critiche anche, come lo sapete l'ho sempre fatto, e quindi questa è la mia forza. Devo aver paura di che cosa? Di niente. O faccio un lavoro fortunato, come lo fanno i miei calciatori, quindi noi siamo degli uomini e dobbiamo assumersi le nostre responsabilità senza temere niente. Sono altre nella vita le cose da temere, scusate, con tutto il rispetto. Quindi io rimango forte, non sono queste, e cerco di trasferire questa mia forza ai ragazzi, perché è importante. Paolo Toro, che chiave di lettura dai a queste dichiarazioni di Marco Baroni? Ma lui sempre, mi sembra che abbia ripetuto delle cose che avevamo sentito anche in altre circostanze, il gruppo cresce, tutte queste cose, insomma, che vuole far capire di avere in mano una certa situazione, che non si sa evidentemente per quali motivi poi i risultati non sono arrivati, e quindi vuole essere, come dire, rasserenante e far capire all'opinione pubblica che si sente sicuro e saldo nel posto in cui si trova.
Indubbiamente la sicurezza è un fatto positivo, però dovrebbe venire a capo quello che gli si chiede, insomma, di tutti i problemi che questa squadra obiettivamente ha. Poi sul fatto che ci mette la faccia, che ha detto alla fine, in effetti è vero, perché bisogna dire che una persona mi sembra corretta, che è sempre risposto a tutte le... a tutte le domande, non si è mai nascosto, diciamo, dietro alle situazioni. Ecco, quando lui dice... Una persona onesta, sì, molto onesta, che però rasserenante, ma comunque i problemi ci sono. Rudy, quando dice ci prendiamo le nostre responsabilità, d'accordo, però poi la risoluzione del problema? La risoluzione del problema ci sono i punti, cioè, ha ragione Paolo e loro che dicono. Chiaro che lui ha parlato anche di un aspetto, vedi, manca farlo apposta, stiamo crescendo mentalmente, oh, non lo so, adesso... Lui avrà più il polso della situazione, ma se dobbiamo guardare i numeri forse qualcosa manca. Alessandro, scusami Francesca, l'hai visto sereno, tranquillo, no, convinto di avere ancora determinato la fiducia? Sicuro. La fiducia... No, ma io al di là dei risultati che possono essere più o meno condivisibili o il modo di giocare, credo che sia una persona per bene, Baroni. No, su questo nessuno discute. Nessuno mette in dubbio. Quando parla delle proprie responsabilità, io mi voglio riallacciare anche a un argomento che è stato oggetto della discussione, ossia venerdì c'è stato questo evento plateale dei giocatori sotto la curva, però visto che gli ultra possono anche andare a vedere gli allenamenti, tu se hai voglia di fare un... No, veramente? No, possono avere un contatto, non sono solo... Sono a porte chiuse. Sono a porte chiuse. Si può avere anche un confronto civile quando la squadra si allena, ma parlare senza violenza. Succede sempre. Senza dover andare poi a... Ecco Paolo, quando lui dice non ho paura, non ebbene... È vero quello che dice, i problemi sono altri, però... Non è vero, non ci credo, perché sente benissimo intorno a sé che qualcosa sta cambiando, cioè sa benissimo che la sua esperienza sulla panchina del Pescara è un'esperienza legata inevitabilmente ai risultati, come per tutti gli allenatori. In questo momento le sue quotazioni non sono sicuramente in ascesa, cioè dopo una partita giocata così... che ha sicuramente deluso quantomeno le aspettative di chi è andato all'Adriatico a vedere la partita, sicuramente non ha lasciato, so anche che insomma anche all'interno non è che siano proprio tanto entusiasti, credo che lui goda in maniera profonda e decisa da parte del presidente, ma non so se tutte le componenti hanno la stessa fiducia, la stessa... Quindi insomma Vercelli è decisiva. Se non è decisiva, forse la fine del girone di andata. Secondo me sì, secondo me sì, arriveranno alla sosta con questo grande interrogativo. Alla fine del girone, sì, alla fine del girone Paolo, d'andata. Quindi se Paolo, Pescara perde a Vercelli, con l'Avellino ci sta ancora Baroni. Non è automatico, sì, non è automatico. Sono convinto pure io. Non succede, io no, voglio fare il veggente, non succederà niente. Ma pure io sono convinto. Scusate, avete sentito? Che dalla prestazione. Avete sentito? Squadra da qualche segno. Dopo la prestazione con il Lanciano doveva essere esonerato. Non tutto l'allenatore, però io ritorno sempre nel concetto, anche se tu mi credi, ma questi giocatori sono altezza oppure è solo una questione di... Ma io non critico nessuno, io in genere faccio questo lavoro, ma voglio fare questa domanda. Come dicono, cioè, i giocatori sono altezza per fare un campionato. Non sono un esperto, un intenditore di calcio, perché non sono chiamato. Vabbè, per non questo. Diamo peso adesso. Quindi, no, vabbè, no, però, che c'è stato. Però voglio dire, al di là di questo, io leggo e sento chi è più bravo di me, sento allenatori, direttori sportivi, dirigenti che quindi dicono che non lo dico io, sì, no, perché se no ingeneriamo questo, non lo dico io, sono i cosiddetti addetti ai lavori che dicono, anche qui in questa trasmissione, certo, ero presente, certo, il giorno che si sono chiusi, le operazioni, tutti promossi a pieni voti per la campagna, andate a rivedere la scheda per favore. No. Siamo qua, due cose veloci. Non lo dico io. No, sto chiedendo apposta. Sì, siccome, a siccome no, è vero, qualche dubbio pure sul giocatore. Esatto, ma siccome è vero tutto quello che sta... per un campionato migliore di quello che sta... Chiedo scusa, siccome è vero tutto quello che sta dicendo lui, perché è vero, ma tutti gli allenatori che parlano, i direttori... Ma lo confermiamo oggi con questa classifica. Esatto, cioè, bravo, dicono che questa squadra è competitiva e compagnia bella, se qui si deve cacciare l'allenatore adesso, subito, chiamate Sebastiano, presidente, caccia l'allenatore subito, perché se è una squadra competitiva... Ecco, secondo te perché non è stato fatto? Non lo so, non mi chiedere le cose... Non risultati. Io so soltanto che io molto umilmente i dubbi che forse questa squadra
Non è vero che è tanto competitiva, me li sono posti da molto tempo, fermo restando che Baroni secondo me va tolto, lo ripeto per l'ennesima volta. Ma lo avete sentito quello che ha detto Baroni? Nelle ultime 10 partite qualcosa di buono abbiamo fatto, perché paghiamo le prime 6 partite 3 punti, giusto? Allora, il Pescara ha 17 punti, 3 punti nelle prime 6, nelle ultime 10 ha fatto 14 punti. Quindi 10 partite, 14 punti, Baroni dice che abbiamo fatto qualcosa di buono, non aggiungo altro. Che vuol dire? Su 30 disponibili. Che secondo me è una media retrocessione questa. Appunto, ma io volevo che qualcuno di voi lo dicesse, perché siccome con la matematica c'avevo due e mezzo. Sono numeri, in italiano c'avevo due e in matematica due e mezzo sono stato bocciato. Però mo vedete voi. Post. Capito? Quello ha detto Tanto Baroni, non detto si io. È sbloccata la situazione nel posticipo di Serie A ed Erra ha portato in vantaggio la Sampdoria, gol al 12° della ripresa. Ora siamo intorno al 22°. Andiamo con gli ultimi 4 messaggi, l'ultima volata. Magnifico di Francesco, dobbiamo accompagnare Baroni alla stazione. Quindi ti dà ragione questo tifoso. Francesco, andiamo avanti. Non so se è stato più umiliante vedere quella partita o il mancato saluto sotto la curva. Neanche il coraggio di prendervi subito i fischi e le parole che meritate. Avanti. Ma se oggi ci sono tensioni, 10 anni fa o 20 anni fa, che c'era? La seconda guerra mondiale? Mi sa che sono troppo viziati, fanno 2 vittorie e si afflosciano. Già successo 2 volte, vogliamo retrocedere? E poi ancora... Non va bene nulla, play out ormai alle porte, stadio vuoto, città delusa, centro sportivo fatto di carta, ma io mi accontento di poco. Io mi accontento di avere a Pescara un re Maggio, il nostro re Melchiorri, Melchiorri gol. Signor Rocchi, in altre trasmissioni si arrabbiano perché pro società, pro allenatore eccetera, qui vi accusano di disfattismo. Il mondo non è mai come lo vogliono, almeno qui c'è interazione trasparente senza censura, nei limiti previsti. Maurizio da Fossa Cesia, grande TV sei grande Rocchi. A te. Va bene, va bene. Allora... Valerio De Carolis, ultimo collegamento con la redazione di forzapescara.com. Non ti sentiamo, Valerio. Che succede? Andiamo avanti, adesso torneremo da Valerio De Carolis. Questa partita di Coppa Italia con il Sassuolo, Eusebio Di Francesco per la prima volta da avversario, si darà spazio un po'. Giocheranno probabilmente con Aresti tra i pali. Sarà Melchiorri che è squalificato. Ma da Silva dal primo minuto, poi giocheranno i quattro con Čosić, probabilmente si vedrà Baldor. È rimasto a casa solo Lazzari che è infortunato. Solo infortunato e Grillo, poi a centrocampo addirittura giocherà Puccino come quarto di centrocampo, Bjarnason a sinistra e i due centrali che sono Appelt e Memusciai. Davanti da Silva Melchior, questa sembra la formazione probabile. Come quello che mette serve anche per stemperare sì, un po'. Secondo me farà fare un po' di sarà un allenamento in vista del non credo che abbia non lo so, boh, facciamo nel calcio non ci sono certezze, ma non credo che voglia che fare abbiano voglia provare la formazione. Allora, mi dicono che possiamo andare da Valerio De Carolis. Sì, Valerio. Eccoci, ci sono Enrico, sì. Vado a leggervi magari questo post così apriamo anche una piccola riflessione. Secondo questo tifoso la società del Pescara solo un interesse a non buttare soldi, quindi a farli. Si parla anche di spesso della cessione di Melchiorri che a giugno porterà tanti soldi, la cessione di Pippo Maniero, quella di Memusciai, quella di Brugman, perché secondo lui il calcio è solo un affare e nulla di più. Ovviamente penso faccia riferimento anche un po' a tutto il contesto, quindi la voce di Melchiorri che secondo la maggior parte sicuramente dovrebbe lasciarci. Un nuovo mercato, no? Alessandro Alberti, sì, maniero di scadenza. Bisogna preoccuparsi. Avevo perso un po' di maniero un mese fa, ho detto che sarebbe opportuno rinnovare il contratto se allora vuole se firmare il contratto. Citati sono elementi di mercato, che forse una squadra devi recuperare Brugman a gennaio, cioè voglio dire riprende... Stiamo parlando di una squadra con valori tecnici scarsi, quindi Alessandro ritieni che c'è Torreira che è un talento naturale, sì. È pronto già ragazzino. Prima Paolo Toro diceva aspetteranno la fine del giorno d'andata per fare un bilancio e da quel bilancio dipenderà anche il destino di Baroni. Sarà troppo tardi o no? Con il mercato alle porte, mercato che già si sta, no? Tu sei un addetto ai lavori. Sì, e bisogna vedere
quale dinamica interna prevarrà sull'altra. Ritorniamo alla... Perché io sono coerente in quello che dico. Ho espresso un concetto che secondo me alla radice ci sono degli equivoci gestionali, eh? Quindi in questo momento, quando lui urlava, perché Paolo lo stava cercando di spiegare questo concetto, e bisogna vedere in questo momento se prevale la linea del presidente, che dà fiducia oltranza a Baroni, perché la scelta di Baroni è stata del presidente, oppure se si dà spazio a quelle che sono le idee dei dirigenti, tenendo presente che bisogna capire qual è dei due direttori sportivi quello che ha. Potrebbe anche essere un confronto tra quattro uomini, ma questo non vi è ombra di dubbio direttori. Però io in questo momento l'indirizzo non te lo so dire, io non te lo so dire se secondo me nelle prossime, ma anche da sabato l'indirizzo verrà dato dai risultati, ma se perdi a Vercelli che fai? Sì. Allora, questa è una tua idea, che se perde non succede questo. Di numeri, i risultati non contano più. I numeri già c'erano anche prima. I numeri ci sono anche oggi, cioè dopo la partita con Lanciano, se parli di numeri, l'hai detto tu 3 secondi fa, 3, 5, 17, già... come hai detto prima, dopo la sconfitta con Scarpa, come hai detto, prendete, chiamatelo, accompagnatelo alla stazione. Sì, esatto. Cioè il tuo discorso non fa una piega, quindi evidentemente se è logico, perché è logico quello che dici, che non ci sono i risultati e quindi la logica ti dice che dovrebbe essere stato già esonerato e non è stato esonerato, e qui siamo tornati a noi, stiamo facendo un'analisi, perché non lo sappiamo. Rudy Amico, da quest'anno anche una bella esperienza con il Sulmona Calcio, no? Da ottobre. Tu, addetto ai lavori, quindi, no, io che sei entrato in questo meccanismo. Non abbiamo potuto fare la campagna acquisti. Ma in questo meccanismo, ti comporteresti? Lui già si è portato avanti. Rudy, in questo meccanismo cosa faresti? La situazione non è semplice, come diceva giustamente anche lui. È chiaro che all'origine bisogna, io purtroppo devo ripetere le parole sue perché le condivido, bisogna vedere questo ruolo di chi ha portato, oppure quello che dice anche lo stesso Paolo, perché se è vero, come immagino che lui ha più notizie di me, che questa era stata fatta una squadra per un certo modulo. A oggi sicuramente il presidente Occhi, la società, che a questo punto, se ci sono state delle scelte sbagliate, devono assumere delle decisioni. Decisioni che possono essere sull'allenatore, se sono allenatore, oppure dare fiducia all'allenatore, dargli una fiducia perché se gli uomini sono quelli, o intervenire sul mercato. Io penso che ci siano degli interventi e delle fuoriuscite che devono ancora esserci. Cioè io penso che io innanzitutto qualche giocatore me ne priverei, perché io ripeto della mia idea, ci sono alcuni giocatori che secondo me, contrariamente a tutti gli esperti seduti qui, dei giocatori che secondo me forse hanno avuto qualche difficoltà. Rudy, sono d'accordo su tutta questa, sull'ultima tua espressione. Io dico sempre viva Sebastiani. No, io penso, guarda, io posso fare anche i nomi. Cioè non è che sto criticando i giocatori, perché lungi da me nel criticare i giocatori. Diciamolo in questa forma più educata. Ci sono dei giocatori di cui forse la società si aspettava di più, perché gli stati prospettati, tipo lo stesso Grillo, faccio nome e cognome, tipo Puccino, che è un giovane che però sinceramente di esperienza forte, se non la Fiorentina proprio di questo genere, non è che ha avuto un grande, però un giovane promettente, non sta dando forse nel contesto, Bjarnason si pensava che reggeva allo stesso livello perlomeno, che le difficoltà la società le ha avute, perché la squadra l'ha allestita bene o male, hanno fatto l'intervento pure sulla fascia, dovevano problemi sulla fascia sinistra, cercando, insomma hanno provato a fare. Ora, se i giocatori ci sono, allora facciamo salvo quello che diceva Paolo, che gli massimi esperti, che questa è sulla carta una squadra, perché lo stesso ragionamento possiamo fare del Latina, perché Latina sulla carta è una squadra che dovrebbe andare in Serie A. Massimi esperti, detto prima, durante e dopo, play-off, eppure finale play-off rinforzata pure, di molto. Però cos'è cambiato nel Latina? Pure è cambiato l'allenatore all'inizio. Adesso è tornato, adesso da quello che so, da informazioni assunte, che sta riprendendo pure una forma di gioco diversa.
in un certo quindi modo. Dobbiamo aspettarci quindi, novità secondo me dobbiamo mercato, aspettare ma... novità di mercato secondo sì, me sì. E fino a dicembre secondo me non succederà nulla. Paolo, siamo in chiusura? Sì sì, sicuramente sì, rivedibili alcuni giocatori come ha detto lui e qualche innesto, augurandoci che Brugman, che certo, dovrà essere fondamentale, riprenda con autorevolezza il ruolo che ha lasciato. Io mi aspetto Torreira invece. E Torreira che dovrebbe giocare, se non lo ricordatevi che dopo otto mesi di stop, scusate, qualunque giocatore. Io però sono d'accordo con Paolo su questo. Non cioè, si può dare. Allora io sono d'accordo con Paolo sul giocatore, perché in una situazione di difficoltà dove tu fai alla guida di giocatori anche da fuori, ce l'hai in casa. Proviamolo almeno. Io dico, cioè, non voglio dire come facciamo noi nelle serie minori, non costa nulla, diceva quello. Cioè, allora proviamo anche un inserto. Poi dopo Baroni è anche uno che non voglio, è anche uno che però osa, che ha osato pure Lanciano. Forse qualcuno dice anche beccato a credere su certi tipi. Vediamo cosa succederà a Vercelli. Certo, non possono essere toni morbidi quando le cose vanno così per i risultati, per le prestazioni, ci sono toni accesi, ma credo che prevalga sempre, oltre alla critica, la passione per questa squadra. Saluto Andrea Costantini in regia. Buonasera. Grazie Andrea. Buonasera Enrico e grazie prossimo. A voi. Certo. Grazie Valerio De Carlis dalla redazione di ForzaPescara.com. A te, ciao Enrico, ciao a tutti. I tifosi vorrebbero sempre di più, perché ripeto, prevale sempre la passione. Grazie a Paolo De Carlis, a Francesco Di Francesco, Paolo Toro, Rudy D'Amico, insomma a Sulmona possiamo fare qualcosa di positivo. A Sulmona noi ci salviamo sicuro, siamo ultimi in classifica, quindi chi peggio di noi può stare in una situazione che non abbiamo potuto fare campagna acquisti. Il nostro campionato inizia oggi, è iniziato perché Alessandro, sono riaperte le liste. Invece il tuo lavoro sta entrando nel vivo perché c'è il mercato di gennaio. Sì, c'è il mercato di gennaio, però ti ripeto... Adesso ti farai una bella vacanza in Brasile sicuramente. No. Però in questo momento in dei club dove ci sono delle situazioni come il Pescara è difficile riuscire... Si vede ancora una situazione magmatica, dalla Serie A alla Serie B ovviamente. Ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.